Raga, è qui, lo sento, si sta muovendo dentro la casa, infatti. Pushalo! Che Dai, 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 camperone muori, muori, questo! muori, muori, muori. Mira decentemente, porto di... Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, e inserite il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo e poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortumer che parla e benvenuti in un nuovo video. Era veramente un sacco di tempo che avrei voluto portare un video su Fortnite OG, sul vecchio Fortnite, quello con cui tutti abbiamo iniziato, o comunque la maggior parte, ma non sapevo cosa fare. Solo che poi, mentre ero su YouTube, noto che un ragazzo commenta il mio primissimo video in assoluto su Fortnite. Io tempo fa già avevo fatto la reaction alla mia prima vittoria, ma non al mio primo video in assoluto. Quindi, quando ho visto quel commento, mi è venuta una voglia matta di rivedere tutto il mio primissimo video su Fortnite. Non solo per vedere come fosse cambiato il gioco nel tempo, ma anche per vedere come fossi cambiato io. Comunque si parla di un video di un bel po' di anni fa. Quindi mi sono detto, perché non farlo in un video insieme ai ragazzi? Quindi, ragazzi, lasciate un like perché a 2000 like farò altre reaction a video OG di Fortnite. Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Il video, ragazzi, che volevo vedere è proprio questo: Fortnite. Iniziamo insieme a nerdare le prime partite serie. Tra l'altro, sopra potete vedere che c'è la mia prima vittoria. E sotto la reaction alla mia prima vittoria. Comunque, ragazzi, queste sono le mie prime partite in assoluto mai registrate. Ah, lo so che questa cosa sarà molto cringe. Fatemi mettere un attimo le cuffie. Mamma mia. Sarà brutto, ragazzi. Sarà brutto. Lo so. Ok, ragazzi, 3, 2, 1. Ciao a tutti, ragazzi, qui è Fortnite. Oh mio Dio. Benvenuti in un video su Fortnite. Sì, ragazzi, oggi ci troviamo su Fortnite perché... Quanto ero piccolo! Oh mio, ma quanti anni avevo? Aspettate. Allora, il video è uscito il 4 novembre 2017. Cioè, praticamente 3 anni e mezzo fa. Mamma mia, ragazzi. Nel 2017 a novembre ero tipo in terza liceo, credo. 250 like, ragazzi, cavolo. Che poi, ragazzi, nel tempo molte persone mi hanno sempre chiesto perché indossassi due paia di cuffie. Ebbene, con le cuffiette più piccole ascoltavo l'audio di gioco, mentre invece con quelle più grandi parlavo con il mio team, nel caso stessi giocando con loro. In quel caso li tenevo in party per compagnia, quindi perciò le tenevo. Aspettate, però la cam qui non va bene. Vai, la mettiamo qui. Ok, qui dovrebbe andare meglio. Andiamo. Una cosa subito, ragazzi, che voglio dirvi è che io a questo gioco davvero, ragazzi, sono incapace nello sparare, fare loot. Quindi non ve la prendete, ragazzi. Non è cambiato niente da questo punto di vista. Sempre lo stesso, non ti preoccupare, Fortu. 3 anni e mezzo di Fortnite ancora non sai giocare. Cavolo, ragazzi, questa era la Raider originale. 3, 4. Arrivederci, ragazzi. Bella partita è stata. Questi sono proprio effetti, ragazzi, di YouTube 2017. Sfondo bianco e mamma mia. Subito munizioni, la pozione scudo e mamma mia, ragazzi. Assolutamente. Com'erano gli sprite delle pistola? Io ho paura che qualcuno possa prenderla e raggiungermi. Che poi la grafica era completamente diversa. Ma poi non mettevo un minimo di musica sotto. Ok, mi stavo facendo la pozione scudo. E c'era un tizio sotto. Oh, attenzione, ragazzi, queste skill, eh. Cavolo, raga, la slurp. La slurp. Cioè, io stavo spiegando a cosa servisse la slurp giù i 6 tempi. Mamma mia, come cavolo mettevo le armi, guardate. Guardate come giocavo, raga. Che poi non raccoglievo neanche i materiali perché non sapevo costruire. Oh, mamma mia, che panico. Mamma mia, come ha fatto a farmi così poco danno? Ero nel panico, c'era un'altra persona. Vabbè, palese in questo caso. La slurp ricaricava contemporaneamente scudo e vita, serio. All'inizio faceva così, però poi la cambiarono. Sta aumentando proprio per questo motivo. Qui c'è un nemico, dai, non mi fare raga. Carino. Ci va malissimo. Ok, qui abbiamo trovato anche la versione dell'arma epica che abbiamo qui. Questo ci potrebbe interessare. Io sento delle persone qui che si stanno girando. Perché ho sentito una porta aprirsi. Allora, io però vorrei fare una cosa, Posso delle band, io mi prendo questo, grazie. Però questa partita per me già è ottima perché non sono mai riuscito a fare 3 kill in una partita. Ok, forse sì. Non sono mai riuscito a fare 3 kill in una partita. C'è uno lì, ok, fatto. 4 addirittura? C'erano le trappole elettriche, wagyu! Le trappole elettriche, ma chi è così OG da ricordarsi delle trappole elettriche? In fretta. Pistole, no, no, nulla di questo mi interessa. Ok, raga, è qui, lo so, lo sento. Si sta muovendo dentro la casa. Infatti. Pushalo! Lo vedi, lo vedi? Vabbè, fatto. Ma c'aveva 20 di vita. Ok, ok, a volo, prendo tutto.
Che camperone questo! Mira decentemente. Porto, ti prego. Ma ci ragionate, ragazzi, che ormai vedere un camper di questo tipo è impossibile? E per quanto questa cosa ovviamente sia buona da un punto di vista, fa capire quanto sia cambiata la community. Cioè, ora un tizio del genere ti costruisce, cioè, la torre di Pisa nel giro di 3 secondi, capito? Dov'è fuggito? Lurido, no. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. No, muoio. Mamma, uno di vita. Non ci crede nessuno. No. È un altro, non ci credo. Porto, mi dissocio. No, vabbè, ma che sorcio infame. No, l'avevo presa malissimo, secondo me. Credo che dopo off cam avevo tipo spaccato qualcosa. Che casino. Prendi tutto. Ma Loot Lake, raga, non ci avevo fatto caso. Sono a Loot Lake. No, vabbè. No, raga, troppi ricordi. Io non ce la faccio. Loot Lake l'avevo quasi assolutamente dimenticata. Dai. Buono. Altra slurp juice, buono. Però, mamma mia, ragazzi, che fastidio che non sistemavo l'inventario. Sistemalo e levati quella pistola. Mamma mia, cosa sto facendo? Sneaky, cos'è questa cosa? Lancia granate. No, è lanciagranate, no, ti prego, cosa sto vedendo? Guardate come camminavo, ragazzi, sneaky, non ci credo. Ma qui c'è roba. Oddio, l'ACOG. Ma l'ACOG, ti prego. Non prenderlo, no. Raga, ma chi utilizzava l'ACOG? Cioè, parliamoci chiaro, l'ACOG era la peggiore arma mai esistita. La utilizzavano solo i pro player ed erano gli unici che erano capaci di farci kill. Però personalmente faccio così. Oddio, raga. Ma ve le ricordate queste strutture che si facevano con tutte le scale intorno? C'è roba che quando le vedevi facevi no, non posso andarci contro. E invece ora, ragazzi, basterebbero un paio di scale per... Ero nel panico perché sapevo che sopra c'era gente che costruiva. E io mi ero messo sotto così, oh mio Dio. Non ha ragione al mondo, perché anche volendo... Oh, due colpi, bravo. Un altro là, mamma mia, raga, quanti erano? Ero circondato. Raga, io me ne sto fuggendo perché lì la situazione si sta facendo troppo calda. Via. Aspettate, corre. Queste erano le vecchie rocce, oh mio Dio. Troppo calda. Via. Poi non ero mai a fuoco nella mia camma, ma perché, Porto? Non fermarti, no, raga, no. Mi è arrivato un colpo di fucile di precisione praticamente di fianco. Eravamo in 10. Quali ho prese, però? Mamma mia, che brutta mira. Ma poi a parte che brutta mira, secondo me era l'ACOG che neanche funzionava. E arrivederci proprio. Ah, c'aveva il lanciarazzi. Ragazzi, ai tempi il lanciarazzi poteva avere colpi infiniti. Cioè tu potevi avere anche tipo 40-50 razzi da poter usare. Dai. Cavolo. No, raga, mi devo curare. Mi sa che qua perdo. Ti prego, costruisci una box, qualcosa. Ma poi perché ho sostituito l'assalto? No, vabbè. Raga, avevo lo scudo. Io avevo giusto rotto lo scudo, no, raga. Ma costruisci. Ma io voglio vedere un altro video, vi prego. Cavolo, guys, avrei una voglia matta di vedere tutti gli altri video proprio oggi di Fortnite che ho registrato. Però facciamo così: se questo video raggiunge i 2000 like, farò una reaction ai video che mi consiglierete di vedere nei commenti. Quindi, ragazzi, lasciate un like al video, andate nel mio canale, scegliete un video di Fortnite OG, scrivete il titolo nei commenti e il commento con più like sarà quello a cui reagirò. Cavolo, ragazzi, non vedo l'ora. Per oggi è tutto, è stato veramente una figata poter rivedere il Fortnite OG di una volta. Mi fa tornare in mente veramente troppe cose, troppi ricordi. Non solo del gioco stesso, perché vederlo così è veramente bello, ma anche ricordi comunque di quando ero più piccolo, perché si parla comunque di 3 anni e mezzo, quasi 4 anni fa. È davvero, ragazzi, davvero tanto tempo fa. Quindi niente, boys, io vi ricordo ancora di lasciare un like per le prossime reaction, ma soprattutto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, altrimenti ve le perderete.